Sì, noi oggi abbiamo annunciato il fatto che utilizzeremo 80 milioni di euro non utilizzati in precedenza dagli altri governi per mettere in condizioni migliori quello che è il nostro sistema sanitario da un punto di vista strutturale, quindi non solo i nostri presidi ospedalieri ma anche le nostre strutture territoriali di base sulle quali noi dobbiamo la cosiddetta medicina del territorio che deve essere assolutamente sostenuta e per farlo bisogna anche investirci e noi ci stiamo investendo. Questo è un riconoscimento della virtuosità del nostro percorso che è stato ritenuto tale dal Ministero dell'Economia, Ministero della Salute, l'Agenzia Sanitaria Nazionale e dalle altre regioni italiane e quindi lo sblocco di questi fondi. Ma questa è una parte che adesso già possiamo annunciare, nel senso che la mia delibera è stata firmata, da qualche giorno e in futuro stiamo lavorando invece su un progetto ancora più ambizioso che riguarda l'utilizzo di 250 milioni di euro che sono dell'articolo 20, sempre con priorità l'Abruzzo, perché abbiamo fatto inserire questa clausola nel decreto terremoto che l'articolo 20 fosse valutato prioritariamente per l'Abruzzo, per la costruzione di 5 nuovi ospedali. È la prima volta che lo dico, però è la prima volta che lo dico perché adesso ci sono tutte le condizioni per poter andare avanti con questo progetto. Ne parleremo in un'altra occasione e sarà, spero, un motivo di vanto anche per tutti gli abruzzesi il fatto che oggi l'Abruzzo è visto con un occhio diverso a livello nazionale, sul tavolo della conferenza delle regioni, dal governo e spero anche dagli abruzzesi presto.